È stato presentato in Comune Ravenna il settore giovanile Olimpia Teodora 2018-2019, nell'ambito del quale sono state illustrate le linee guida della società e gli allenatori, che saranno Federico Rizzi per l'Under 18, Manuela Benelli per l'Under 16, Marcella Riscelova per l'Under 14 e Domenico Delvis per l'Under 12-13. La prossima stagione sarà una stagione veramente importante. Sono contento che si possa parlare di unificazione, sono contento che la città e soprattutto le famiglie con le ragazze si possa riconoscere in un unico progetto, che è quello Olimpia Teodora, e cioè tutto quello che segue a pioggia la squadra di Serie A, la Serie A2, che quest'anno cercheremo di costruire con un progetto che possa valere almeno i playoff, e sognare non fa mai male. Siamo passati attraverso qualche sacrificio, lo sapete bene. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che per favorire questo progetto, la realizzazione di questo progetto, hanno fatto 5, 6, forse anche 10 passi indietro, rinunciando a delle posizioni, rinunciando a tanto lavoro che hanno fatto in prima persona, a favore però dello sport, a favore delle nostre ragazze di Ravenna, a favore della pallavolo di Ravenna, che ci auguriamo attraverso anche questo progetto di portarla ai livelli che la città si merita sicuramente. Credo che sia un obiettivo che tutta quanta la città si aspettava e si auspicava, e quindi finalmente oggi siamo qui per presentare questo progetto di unificazione anche del settore giovanile dell'Olimpia Teodora. Quindi veramente un grosso grazie a tutti quelli che hanno lavorato perché questo avvenisse.